uno degli interventi più attesi dalla città, perché questo Lungarno in particolare era quello in peggiori condizioni, con un danneggiamento del manto stradale chiaramente dovuto al passaggio dei bus e anche all'aumentata velocità commerciale, cioè il fatto che con le LAM positivamente Pisa negli ultimi anni ha visto crescere molto il servizio pubblico, però il riscontro, c'è anche un riscontro negativo che è quello. Quindi intanto facciamo questo Lungarno, poi faremo l'altro Lungarno Facinotti. Questa operazione è un'operazione di risanamento, dirà Andrea, insomma di consolidamento, che dovrebbe dare risultati di prospettiva, perché evidentemente i lavori fatti in passato non erano in grado di garantire la tenuta rispetto al passaggio dei bus. Sarà fatta un'innovazione importante perché sarà allargato il marciapiedi per dare più respiro alle attività che insistono sul Lungarno. Naturalmente noi chiederemo una qualificazione, perché si vede anche dalle insegne che ci sono qual è la situazione. Questo darà modo di evitare le doppie file e il parcheggio improprio, che qui è una piaga. Quindi saremo molto severi, cioè qui sarà ridotta la carreggiata, quindi non sarà proprio possibile. Il mercato marciapiedi di Sì, che viene avanti il marciapiedi per quanti metri? 4 metri. 4 metri, quindi questo a vantaggio dei pedoni, perché avranno più spazio, delle attività che potranno anche organizzarsi meglio. E poi ci sarà molta attenzione anche nella zona davanti a Piazza Garibaldi, perché vorremmo evitare, no, che la doppia fila ci fosse prima, diciamo, di arrivare qui, comunque, insomma, o più avanti, dove il marciapiede non può essere allargato perché il Lungarno è più stretto, no? Quindi c'è un legame. Poi vedremo gli sviluppi con il piano del traffico, come sarà gestito il traffico sul Lungarno, perché speriamo di poter fare in tempi non lunghi innovazioni che alleggeriscono ulteriormente. Quindi questo è un lavoro che si vedrà e che cambierà qualcosa in modo profondo nella città. È anche un lavoro consistente, perché sono quasi 600.000 580.000 euro come base d'asta, IVA compresa, oneri tecnici. Non cambia la viabilità per ora sul Lungarno? No, per ora non cambia, perché questa è legata proprio alla disponibilità di mezzi nuovi e di una circolazione diversa, quindi mezzi anche più leggeri, più leggeri. La mia speranza è che si possa fare con mezzi leggeri e elettrici, cioè un doppio anello, però c'è il problema di una LAM, perché l'attraversamento su Lungarno per almeno una LAM è fondamentale, perché no, è l'attraversamento, quindi bisognerà vedere, ecco, ma si sta studiando anche questa possibilità. Poi ci sarà l'utilizzazione del marciapiedi anche come pista ciclabile, è l'unica possibilità che abbiamo. Questo ovviamente. Signora, dice lui. Allora, no, una considerazione di carattere generale, insomma, è un intervento importante, lo diceva il sindaco, sono 580.000 euro un complessivo di oneri di spese tecniche per la sicurezza IVA. È una delle sicuramente strade più ammalorate, rappresenta un po' il simbolo del degrado, e poi peraltro in posizione centrale sui Lungarni, va vista in un sistema di investimenti, di interventi, riferimento a un piano strade appunto che la Giunta ha varato, che comincia a dare, insomma, anche il senso, nonostante la presenza di risorse, dell'intervento di risanamento, di cambiamento. Insomma, parallelamente a questo intervento è in corso l'intervento anche lì di risanamento stradale con la stessa tipologia di via Fermi.
sempre nello stesso momento sono in corso i lavori di riasfaltatura e quindi di risanamento di via Luigi Bianchi, quindi c'è insomma una serie di interventi che insomma stanno entrando nel vivo e che sicuramente daranno un contributo importante al superamento del degrado. Peraltro a breve porteremo anche un nuovo disciplinare sulla manomissione di suolo, appunto per coordinare meglio gli interventi sui sottoservizi e per mettere a carico delle aziende che poi successivamente, insomma, che negli interventi diciamo di allacciamento, di rifacimento delle reti, vanno a manomettere il suolo e quindi imponendoli diciamo interventi più strutturali, interventi più estesi, e quindi questi interventi non contribuiscano al degrado della rete stradale e che comunque sia contribuiscono anzi al suo risanamento. Questo intervento è un intervento chiaramente di risanamento stradale, c'è il risanamento della corsia bus, quindi con un intervento in profondità fino a 65 cm, si va appunto a realizzare tutto il nuovo sottofondo, quindi con rilevato stradale, la massicciata, viene poi inserito un binder con una rete elettrosaltata a doppia torsione. Sì, esatto, analogamente, poi diciamo lo strato di usura, quindi un pacchetto veramente che dà una garanzia di durata insomma, che va sicuramente oltre 15-20 anni, insomma anche più, quindi che dà una risposta definitiva al problema. Poi abbiamo il risanamento con il binder dall'altra parte che non è interessata dalla corsia bus. Poi la cosa importante, perché devo dire che questo progetto è inserito in un progetto più generale, il recupero dei lungarni, che vede coinvolti anche gli altri lungarni, e che in questo diciamo primo lotto è coinvolto solo il Medicio, poi successivamente sarà anche il Facinotti, che prevede nel tratto da Piazza Garibaldi a Piazza Cairoli l'allargamento del marciapiedi, che attualmente in alcuni tratti non supera nemmeno il metro, quindi non è a norma, non consente il passaggio dei disabili, delle carrozzine, e quindi questo darà sicuramente una sicurezza al traffico pedonale. Sono marciapiedi, sarà realizzato in pietra analogamente a Piazza Garibaldi, in pietra arenaria, 4 metri, quindi 2 metri libero per il passaggio del traffico pedonale, gli altri 2 metri secondo diciamo criteri di omogeneità e un piano unitario che riguarderà anche il recupero delle facciate e delle insegne, con la possibilità eventualmente per i pubblici esercizi di poter installare degli arredi. Quindi questo anche per dare un ordine e quindi evitare fenomeni diciamo disordinati, evitare assembramenti, evitare anche la sosta in doppia fila, perché tutto viene tarato, marciapiedi di 4 metri, le due corsie strettamente necessarie, una per il traffico TPL e una per il traffico veicolare, e il marciapiedi che sarà anche su questo, poi a fine del lavoro si interverrà con alcuni interventi utilizzando ribasso d'asta per diciamo eseguire alcuni diciamo eliminazione diciamo per l'accesso alle biciclette, lo spostamento di alcuna segnaletica stradale, piccole manutenzioni per far sì che si possa realizzare fin dove è possibile un percorso ciclopedonale per le biciclette. Quindi un intervento diciamo che dà una risposta a tutti i tipi di mobilità, quella carrabile privata, quella pubblica. Questo progetto ecco, è stato concordato con la sovrintendenza, chiaramente diciamo un'area piccola, è stato concertato diciamo con le associazioni di categoria a quale è stato illustrato insieme all'assessore Gai, con cui seguiamo questo progetto, l'abbiamo già illustrato un paio di volte, lo abbiamo illustrato e concertato a CTP6, quindi ha avuto un percorso, e anche con singoli commercianti come per esempio che manifestavano diciamo criticità e sollevavano, e si è cercato nei limiti del possibile anche dare risposte, perché poi dietro questo progetto diciamo di opera pubblica c'è un progetto più generale di mobilità legato appunto alla sosta, all'individuazione del carico e scarico, all'individuazione dei posti per disabili. E un'altra nota importante per quanto riguarda la piazza, ora Gai non c'è perché sì, è a Vienna, se no sarebbe per la navigabilità dell'Arno, quindi c'era impegnato oggi, ma riorganizzeremo la sosta per avere una rotazione in quella parte, no? La parte lì, cioè quello che si perde di abusivo, doppie file, vorremmo recuperarlo ordinatamente con una rotazione rapida della sosta e con lo scarico merci, certo, tutte le cose. Quindi c'è un piano complessivo che dà risposta anche a queste esigenze. Esatto, quindi la concertazione più assoluta. Il progetto è nato diciamo dalla protezione mobilità, poi è stato sviluppato dal
geometra naturalistica di ingegneri Meini, che sono appunto i direttori lavori dell'intervento, sono qui presenti. Inizialmente questo progetto, come voi ricordate, era inserito nel progetto, diciamo, di opere che devono essere finanziate con la vendita del retro di San Michele Pozzo, della Mantovana, e la ingegner Simoncini della mobilità, settore a Pisano. E poi, vista appunto la strategicità di questo progetto, vista il forte grado di deterioramento, si è ritenuto di anticiparlo, garantirne i tempi certi, quindi lo abbiamo finanziato, come dicevo, per 580.000 euro interamente con risorse comunali. C'è da dire un altro aspetto: l'impresa che ha tempi contrattuali da qui a settembre per completare il lavoro, però è fortemente, vieni qui, bene, tu senta, è fortemente impegnata su questo lavoro per garantire, diciamo, tempi di esecuzione quanti più rapidi possibile. È chiaro che prima del giugno Pisano, perché c'è da fare una valutazione anche legata alla luminara fondamentalmente, non vedremo, perché molto dipenderà anche dal tempo, perché se il tempo è così è probabile che saremo nei tempi che non sono quelli contrattuali, sono più lunghi, ha tutto diritto a completarlo anche dopo, no? Però lui è fortemente impegnato a cercare di comprimere al massimo, vista la delicatezza, diciamo, e l'incidenza sulla mobilità di questo cantiere. Comunque sia, se il tempo non lo consentisse o ci fosse, diciamo, qualche intoppo e ritardo, sicuramente prima dell'inizio, diciamo una settimana prima del Taranieri, sarebbe sospeso il cantiere, rimesso, diciamo, parte finita, chiaramente finita. Noi comunque contiamo che il tratto da Piazza Garibaldi a isole che scorrano e sia completato, ma c'è questa eventualità, quindi poi riprenderanno subito dopo. Il primo lotto di lavori è il risanamento della corsia Busse. Come voi vedete più avanti c'è un cantiere che è di Toscana Energia, perché parallelamente è di Acque Spa, perché parallelamente, diciamo, a questa opera c'è tutto il rifacimento, anche in questo caso, dei sottoservizi. Quindi c'è il rifacimento della fognatura bianca parallelamente a parte del comune, la fognatura, l'acquedotto da parte di Acque e la fognatura nera non ha problemi, e le tubature gas da parte di Toscana Energia, che si sono anticipati partendo 15 giorni prima, quindi il cantiere segue, per comprimere al massimo i tempi e non avere interferenze, segue il cantiere delle aziende dei sottoservizi.